Signori, l'hanno fatto. L'hanno cazzo davvero fatto. Li hanno annunciati tutti, dal primo all'ultimo, dal più bello al più aborto. Abbiamo nomi e tipi. Oddio, no, perché? Io ci speravo fino all'ultimo e adesso mi portano sto cazzo di video, sto video news dei quelli giapponesi. Oh, raga, no, non ci credo. Vabbè, andiamo a parlarne, va. Questo nuovo trailer in giapponese inizia presentandoci questo nuovo Pokémon, ossia Tapu Koko, signori miei. Alla fine è ufficiale, Tapu Koko è a tutti gli effetti un Pokémon. È un Pokémon bello, questo trailer inizia per nostra fortuna con la cosa bella e ci viene mostrato che è un Pokémon che viene quasi evocato, sembrerebbe, da Ala, e sembra davvero che sia una cosa che avviene all'inizio della nostra avventura. Questo Tapu Koko, ragazzi, avrà un tipo molto particolare, ossia elettro folletto. Nel video di qualche ora fa avevo azzardato il tipo elettro, non avevo parlato del folletto e sinceramente sta cosa che stanno spammando folletti ovunque non mi piace molto, però vabbè, dettagli. Inoltre questo Tapu Koko possiede un'abilità molto particolare che gli permette di creare una sorta di campo elettrico nella battaglia. Ora non ricordo esattamente come si chiami la mossa, ma dovrebbe chiamarsi tipo campo elettrico, che aumenta la potenza delle mosse di tipo elettro. Questa cosa qua ovviamente è ancora da dimostrare, ossia l'utilità di questa abilità. Sta di fatto che in questo trailer vediamo che si attiva la sua abilità e improvvisamente tutto diventa, l'aria circostante diventa cosparsa di questa cosa gialla che sembra richiamare appunto a questa mossa introdotta in sesta generazione. Bene, le cose belle finiscono qua, spero che siate contenti perché poi ci viene rivelato lui, il cazzo di rottame di Wally. Il suo nome è Karjebug, sperando che si pronunci così, ed è di tipo coleottero elettro. Sì, signori miei, tipo coleottero elettro. Molti di voi nei commenti ci hanno preso. Infatti questo Pokémon qua si evolverà in un altro Pokémon che ci è stato annunciato, ossia il Pokémon coleottero di cui vi avevo parlato, per intenderci quello che mi piaceva. Questa evoluzione però avrà una grandissima peculiarità. Infatti si evolverà tramite scambio. Attenzione, questo potrebbe voler dire che Grablin non c'entri niente con questi due Pokémon, perché mi sembra strano che il Pokémon iniziale di tipo coleottero si evolvi tramite scambio, non avrebbe senso. Risaputamente questi Pokémon qua si evolvono al livello 10 e questo Pokémon qua, ossia Vikavolt mi pare si chiami, mi sembra un po' troppo figo per essere uno degli iniziali. Quindi questi due Pokémon e Grablin potrebbero non avere nulla a che fare, oppure Grablin potrebbe non essere il Pokémon di tipo coleottero iniziale di ogni boschetto, insomma. Poi ci viene rivelato anche lui, Drampa, maledetto, oddio, lo odio. Signori miei, ha un lato positivo questo Pokémon, è di tipo drago normale, finalmente un Pokémon drago normale, non si è mai visto praticamente. E niente, perlomeno la combinazione di tipi è nuova, il Pokémon è quello che è, insomma. Poi, oh, ho sentito che a qualcuno piace, va bene, sono gusti, li accetto, accettate i miei, è orribile. C'ha delle banane sugli occhi, oh, non lo so. Però, signori miei, come vi ho già detto, non è il peggiore, e infatti abbiamo anche altri aborti. Aborti tipo lui! Bruxish, che spero si pronunci così, tipo, signori miei, acqua psico. Io non so, dubito che sia il Magikarp della situazione. Mi sembra qualcosa di diverso, confido in un'evoluzione perché in questo momento non lo prendo neanche sotto tortura. E niente, su di lui c'è poco da dire, ci viene mostrata un'abilità che però non riusciamo bene a comprendere che cosa faccia. E signori miei, dopo abbiamo anche lui, Cutiefly, la zanzara estiva fatta appositamente per noi di Milano con 38 gradi. Il tipo di questo Pokémon è coleottero folletto. Ci avevo azzeccato col folletto, avevo, diciamo, pensato a un tipo elettro per la coloratura, però evidentemente non sarà così. Tipo folletto e coleottero, e di questo Pokémon qua c'è poco da dire. Magari anche lui avrà delle evoluzioni belle, ma sinceramente, vedendo cosa stanno creando, sto veramente iniziando a sperarci davvero poco. E poi abbiamo il nuovo Pikachu, ossia
Togedaramu. Signori, già il nome mi fa incazzare, ma comunque, questo Pokémon qua sarà di tipo elettro-acciaio. E non lo so, nel trailer vediamo che tipo allarga quei triangoli, cioè spuntano dei triangoli dalla sua schiena. Mi ricordo una di quelle palline che ha anche il mio cane con gli spuntoni. Ma vabbè, è un tipo elettro-acciaio. Di acciaio non ci vedo tantissimo, però magari in delle future evoluzioni ci verrà mostrato qualcosa di più. E niente, infine per quanto riguarda questo trailer abbiamo anche l'annuncio della presenza di Zygarde forma 50% in Pokémon Sole e Luna. Non era ancora stato mostrato, vi avevo detto magari non lo inseriscono perché non era appunto stato inserito nei trailer precedenti. Questo Zygarde invece ci sarà e in situazioni di difficoltà, come avevamo già preannunciato, si potrà trasformare in Zygarde forma 100%. Detto ciò, le news finiscono qua. Sono state tante, non troppo belle, ma sono state comunque tante. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Passate ai social che trovate in descrizione. Scrivetemi ovviamente nei commenti cosa ne pensate di questi nuovi Pokémon, ma soprattutto del tipo, perché dei Pokémon abbiamo già parlato, del tipo, delle abilità di Zygarde, insomma un po' di tutto. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video.